Senti un croccante, senti un scrocchio bene, guarda là che roba. You ain't never been blue. Eccoci, allora andiamo a vedere come si esegue questa magnifica ricetta. Come vedete abbiamo un barattolo vuoto di Nutella, una bottiglia di birra Moretti, un nero d'avola Chiarelli, incredibile. Piatto vuoto, carta alluminio, come vedete anche questa marca italiana. Vi raccomando, diciamo, è meglio se questa ricetta viene eseguita quando l'alluminio deve essere ancora aperto, così potete lasciare anche questa striscia che è molto saporita, da consistenza e colore al piatto. Della plastiaccia di rimacino, il polistirolo di prima scelta, come vedete, non è omogeneo. Poi abbiamo le uova marce, possibilmente dobbiamo trovarle molto marce, insomma, se è possibile. Andiamo a vedere come comporre la frittata di vetri, polistirolo e alluminio. Prendiamo il prodotto di altissima qualità italiano, la Nutella, lo poniamo al mezzo dell'asciughino e poi poniamo un asciughino sopra. Dopodiché prenderemo un mattarello, qualsiasi cosa voi abbiate in casa, per provare a distruggere il barattolo. Ecco. Riproviamo con un secondo tentativo, come vedete a norma di sicurezza, secondo le disposizioni del nuovo decreto amministrativo legislativo, e quindi prenderemo un martello e una pinza che servirà poi per selezionare i pezzi migliori del nostro magnifico barattolo di Nutella. Aprire delicatamente l'involucro e guardare la situazione sotto. Aggiungere, senza togliere, l'altro elemento, la birra Moretti. Porca puttana! Okay. Anche la Moretti è andata. Aggiungeremo il vino Chiarelli. La bottiglia di Chiarelli è qua. È andata anche la bottiglia di Chiarelli, come sentite dal dolce rumore che producono i vetri rotti. Mi sono tagliato. Porca zuzzone. Bellissimo risultato. Come vedete, alcuni pezzi sono rimasti integri. Andremo poi a selezionare quelli migliori, delle parti delle etichette piuttosto emozionanti, come questa per esempio. Andiamo alla fase 2 della preparazione di questa magnifica ricetta per il corso di cucina della Cucina del Riciclo. I nostri vetri rotti, l'alluminio con il pispolo rosso ancora attaccato, poi il polistirolo di riciclo, le nostre magnifiche uova marce, cos'altro, nulla, il cartone dell'alluminio, ma in cui io andrò a porre questo quando ho finito. E cosa facciamo adesso? Prendiamo le uova marce. Quello che io vi consiglio di fare è di rompere le uova così e di farle praticamente, capito? Mettere tutto insieme, anche i gusci, perché i gusci danno una certa consistenza al piatto insieme ai vetri. Come vedete c'è ancora la piuma, io la lascerei. C'è chi la toglie, vabbè, questa volta facciamo gourmet e la togliamo la piuma, perché è una parte organica che ci interessa poco. Come vedete vado a spaccare tutto, mi sono anche sporcato e scrollo le mani dentro il piatto. Senza lavarmi le mani prenderò una forchetta e può pigiarlo un po' così, ecco, facciamo così, bene. Quello che adesso io vi consiglio di fare è di procurarvi del sale, ovviamente, e del pepe. Andremo ad aggiungerli, come vedete, un po' di sale, un po' di pepe, sono tutto sporco, ma insomma, si butta tutto lì. Quello che io vi consiglio adesso è di aumentare un po' il volume con dell'acqua stagnante. Se avete dell'acqua stagnante con dei vermi dentro, meglio. Vi faccio vedere, ecco, più o meno il composto. Ecco qua. E l'aspetto è ottimo, veramente invitante. Come vedete, padella. Olio, per evitare che si attacchi chiaramente la nostra bellissima frittata di polistirolo, alluminio e vetro. L'olio sta sfregolando molto bene, quindi vado ad aggiungere la frittata. Guardate che bellezza, mamma mia,
meravigliosa, meravigliosa. Si va a sfrigolare un po' così. Ho visto delle ricette intorno al mondo di diverso tipo. Io ci ho messo l'acqua, ma potete mettervi benzina, gasolina, acido muriatico, va benissimo anche l'olio della macchina. Se siete delle friggitorie e non sapete dove buttare quell'oliaccio, potete, ecco, buttare, aggiungere anche dell'oliaccio alla nostra bellissima frittata di riuso. Siamo più o meno alla metà della cottura. Io poi gli vado ad aggiungere le cose, ecco, via via. Guardate che spettacolo, amici. Questa è una ricetta che, insomma, può mettere d'accordo chiunque, bambini, vecchi, malati, sani. È anche molto facile da digerire. È una ricetta di riciclo se non avete tempo, trovandosi delle uova marce, un po' di polistirolo e di riciclo. L'unico che il mio suggerimento è di cercare di trovare il miglior alluminio, perché deve avere il pispolo rosso, questo, come vedete, questo dà veramente una croccantezza, una elasticità e sotto il palato unica. Chi cucina una frittata lo sa, già arriva il momento di rigirarla. Cerchiamo di usare il minimo possibile, il minimo sforzo. Io gli metto il coperchio, come vedete gli lascio anche un po' di bordino fuori, anzi figio anche un po', così sregola bene, e questo garantisce una cottura esagerata alla nostra frittata. Questa è una ricetta thailandese, l'ho trovata in Thailandia, gente che vive, insomma, che viveva a ridosso di una fossa di pura sporcizia, mi ha insegnato a fare questa frittatona. C'ha un profumo, ecco, l'ho rigirata veramente a modo. Ha fatto un po' di callo, ma è una delle cose che più si apprezza nella cucina del riciclo. Eccoci amici, questo è il risultato finale. Guardate che bellezza, la bellezza dei dettagli. Guardate il vetro, guarda, ecco, fa anche il suo rumore, la crespatura dell'alluminio, meraviglioso ragazzi. Vi consiglio di portarvi il martello. Senti un croccante, senti un scrocchio bene, guardala che rosso, guardate che bellezza, amici. Io consiglio anche di lasciarla un pochino molle, così ha diverse consistenze. Cotta alla perfezione, questo fa bene a denti, eh? Questo qui fa bene a denti. È una ricetta che voi potete condividere con gli amici, potete farlo come regalo a chi volete bene. Allora ragazzi, da forchetta e martello è tutto, vi ringrazio per aver seguito questo magnifico tutorial. La prossima volta probabilmente faremo insieme il brodo di collo di bottiglia, cioè collo di bottiglia, olio di riciclo diesel e smegma. Grazie per avermi seguito, da forchetta e martello, buona guarigione a tutti.